potenziometro che qui vediamo nella classica e comune forma circolare, può essere utilizzato sia come resistenza variabile, sia come partitore di tensione. Quest'ultima modalità è presente in un altro video del canale. Il potenziometro può avere anche forma rettilinea, ma il principio di funzionamento rimane identico. Sono presenti tre terminali, e tra quelli A e B abbiamo un resistore, con un preciso e costante valore di resistenza. Sul resistore ruota un contatto strisciante, collegato al terminale centrale C. Se collego il potenziometro al circuito con i soli terminali A e C, la corrente percorre il resistore solo fino al contatto strisciante. Facendolo ruotare, posso variare la resistenza che il potenziometro oppone alla corrente. Si va da una condizione di resistenza 0 al valore massimo, corrispondente all'intero percorso nel resistore, e solitamente indicato sul componente. Nel laboratorio virtuale Tinkercad, verifichiamo quanto appena esposto. Sulla breadboard, inseriamo un potenziometro e colleghiamo i terminali A e C ad un ohmmetro. Misuriamo così la resistenza. Selezioniamo per il potenziometro un valore di 100 kΩ. Avviamo la simulazione. Vediamo che agendo sulla rotazione del contatto strisciante, la resistenza può essere regolata tra il valore 0 e il valore massimo, che in questo caso abbiamo fissato a 100 kΩ. Se invece colleghiamo all'ohmmetro i terminali A e B, verifichiamo, come ovvio, che la rotazione non influenza il valore di resistenza, il quale rimane sempre al livello massimo. Per terminare, passiamo a un caso reale, utilizzando un potenziometro da 50 kΩ. Si notano chiaramente i tre terminali, e per verificare il valore resistivo dichiarato, di 50 kΩ, lo misuriamo ovviamente tra i terminali A e B. Se si esegue la misura tra i terminali A e C, notiamo chiaramente che la rotazione ha effetto sul valore della resistenza. Tra i terminali A e B, la resistenza, invece, non varia.